E siamo qui con la terzo classificato, ma è un terzo un po' difficile da dire. Nella prima posizione fin dalla partenza, una gamba incredibile, ha tenuto il primo posto distanziando gli altri per quasi tutto il percorso. E poi cos'è successo? Giacomo sbrocca, cos'è successo? Poi purtroppo in fondo alla seconda discesa ho forato, ho provato a ripararlo ma è partito il ciurlo e ho riforato un'altra volta e niente, ho finito la gara con la ruota a terra, un po' di corsa, un po' pedalando e sono riuscito a riportare il terzo posto assoluto. È riuscito, malgrado la bici a terra, ad arrivare a tenere il terzo posto, per cui l'avevano distanziato, l'hanno sorpassato distanziato, quindi hai una tempra incredibile. Allora, mi ha detto Sergei che avrebbe tanto voluto che tu vincessi perché siete dello stesso paese, gli è dispiaciuto tantissimo. E quindi questi percorsi già li conosci tu, giochi in casa. Diciamo che non vengo spesso, ho provato mercoledì in pausa pranzo e non vengo, le conosco però non ci vengo spesso a girare qua. E l'ho provata mercoledì e oggi dai un po' la conoscevo. Ti è piaciuta? Sì, molto bella, dai, come sempre, come tutti gli anni. Grazie Giacomo, grazie di cuore, complimenti.